È una partita che non si può sbagliare, una partita che può aprire un capitolo nuovo in questo campionato, che per la Rapido Latina è stato finora caratterizzato da occasioni mancate, sfortuna e pesanti scivoloni. Nell'ottava giornata di campionato la formazione di mister Giampaolo, penultima in classifica prima di questo turno, ha una grande chance, quella di accorciare la classifica avvicinando una rivale diretta, il Caos Futsal Caccia 5, che precede di 4 lunghezze la compagine nerazzurra. Dal palazzetto dello sport di Via dei Mille un cordiale buonasera ad Enrico Pasquali Coluzzi. Sfida di vitale importanza perché naturalmente sono punti pesanti. Ai quarti di finale playoff poi non è riuscita a proseguire la prima avventura. Il sinistro da parte di Maina, subito pericoloso. Prende il leggero controtempo Pedotti che deve impegnarsi. Adesso se la cava molto bene la formazione emiliana nel tiro e arriva il gol del vantaggio segnato da Tulli praticamente al primo tiro in porta. Dentro un pallone interessante, arriva il tiro, miracolo questa volta, ottimo riflesso da parte di Gilli. Maina molto lontano dalla porta, Maina prova il colpo di tacco, numero che quando è in forma gli riesce quasi sempre. Maina, ancora il tiro da parte del portiere Lion che poi conclude e mette dentro il gol del 2-0. Maina spara alla porta, Maina, bel numero da parte di Maina che segna un gol da fantascienza e fa infiammare il pubblico delle Palabianchini. Caos Futsal Caccia 5 sta rischiando moltissimo, ma lo fa anche a ragion veduta perché questo portiere ha piedi davvero molto educati. Ancora Lion che prova a tirare di punta, concentrato questa volta Gilli, poi Lara adesso può ripartire, attenzione 3 contro 2, Lara, tiro da parte di Lara, manca lo specchio della porta, attenzione subito un tiro in porta, ancora pallone dentro e salvataggio miracoloso da parte di Luciano Avellino. Di tacco per Arellano, il destro di Arellano, ribattuto ancora Arellano, Terenzi, gol, rete da parte di Terenzi, azione insistita, 2-2, attenzione, una prateria adesso, miracolo da parte di Cilì, da lì dietro per Lion, nessuna pressione su Lion, tiro in porta di Lion, Avellino ci mette il corpo e arriva il gol, 3-2, ha segnato Cacà. Attenzione ancora una volta la formazione del Caos che va molto vicino al gol con Vampeta. Arellano, rapido che finora è sempre stata pericolosa con Lucas Maina in campo, bellissima giocata di Maina, Arellano che spara sul portiere, altra rimessa laterale, Maina di piatto, non trattiene il portiere Lion, poi riesce a rimediare, Tulì manda a vuoto il proprio avversario e poi scarica un sinistro violento, ancora un passaggio sbagliato, attenzione, tiro in porta, palla che termina sul fondo di pochissimo da parte di Cacà, vediamo adesso se Terenzi riesce a concludere. Avellino di piatto, segna il gol del 3-3, lucido, freddo, glaciale Luciano Avellino, attenzione Vampeta è scoperta sulla destra, rapido deve stare attenta e questa volta Cile miracoloso e poi rimette il pallone nuovamente in gioco per Bacaro che se ne va sulla sinistra, anticipato, qui doveva gestire meglio la situazione la rapido, salta di testa Maina, Bacaro prova ad andarsene, Bacaro sulla sinistra, Bacaro segna un gol da fantascienza, grandissimo gol da parte di Bacaro che indovina i giorni sul primo palo e beffa Lion, meravigliosa esecuzione da parte di Bacaro che era stato sottotono per tutta la partita ma ha trovato davvero un angolo incredibile sul primo palo, ha segnato un gol bellissimo e la partita finisce, vince la Rapido, una partita sofferta, una partita che la formazione di mister Giampaolo ha conquistato con le unghie e con i denti, era sotto nel punteggio per 3-2 a 5 minuti dalla fine, è stata sempre sotto nel punteggio ma ha recuperato trovando un jolly nel finale con una spettacolosa conclusione di Bacaro.